Quindi parliamo di una moltiplicazione sempre che viene fatta per i soliti coefficienti, cioè andiamo a parlare di quadratura moltiplicata per 2,27 euro, che è la tariffa abitazione. Ovviamente c'è l'opportunità di avere un risparmio, perché oggi col decreto 311 del 2004 è possibile applicare la quadratura minima, definita così la quadratura minima tassabile, cioè viene presa la planimetria al catasto, viene fatta una tipologia di misurazione particolare che permette di poter risparmiare circa il 20% sulla quadratura, togliendo muri esterni, interni e pilastrature. Avvocato Palmigiano, le faccio subito una domanda da 100 milioni, visto che poi parliamo sempre di questioni economiche. Perché si deve calcolare sulla quadratura e non sui rifiuti effettivamente prodotti? Ma infatti una delle contestazioni che è stata mossa al Comune, perché anche già sul precedente aumento pende ancora al TAR un ricorso, quindi sul quale poi il Tribunale amministrativo si dovrà pronunziare, è proprio relativo a questo, cioè i criteri che il Comune ha adottato nell'applicare in maniera differenziata alle varie attività commerciali la TARSU non sono giustificati, ovvero non sono chiariti, non sono ben motivati, per cui si assiste chiaramente a delle sperequazioni o comunque a delle situazioni in cui c'è un pagamento elevato a fronte di una produzione di rifiuti assolutamente minima. Del resto poi questo viene percepito dalla città, perché vede, io credo che la qualità comunque abbia un costo, vada pagata, noi dobbiamo contribuire, però i cittadini a fronte di questo sacrificio economico veramente elevato, dico sotto gli occhi di tutti, la città non è che offra un non quadro, riceve un servizio adeguato. Non riceve assolutamente un servizio adeguato, quindi abbinando a questo, a delle sicuramente poca cautela nel giustificare, nell'indicare perché ogni soggetto deve pagare quell'importo, ecco che c'è probabilmente, almeno così è stato assunto, un vizio nel primo aumento, e bisogna vedere ora il Comune come effettuerà questo ulteriore aumento. Ecco, noi non abbiamo in studio un rappresentante dell'amministrazione comunale e quindi per correttezza citiamo almeno due dichiarazioni, le più fresche, le più recenti del sindaco Cammarata, che è anche il presidente di ANCI Sicilia. Perché dico questo? Lo vedrete tra un attimo. Intanto Cammarata, ecco, una delle ultimissime dichiarazioni su questo paventato aumento della TARSU: è un sacrificio inevitabile, ma tuteleremo le famiglie. In una seconda dichiarazione che è stata raccolta proprio mercoledì scorso al termine dell'audizione che il sindaco di Palermo ha avuto all'ARS in commissione bilancio, un'audizione a cui ha preso parte come presidente di ANCI Sicilia, ecco, Cammarata ha detto: abbiamo adesso 100 milioni in meno dal governo regionale, dovremo garantire tutte le risorse e i servizi essenziali, vedremo come fare. Cosa significa, Michele Russotto, questo vedremo come fare? Io mi auguro che ci sia un altro colpo di teatro come avvenne l'anno scorso con la ventilata ipotesi del raddoppio dell'addizionale IRPEF, se vi ricordate. Sì. E si parlava, allora parlavamo, però la polemica nacque su un atto deliberativo. Qua noi stiamo discutendo su ipotesi. E colpo su incertezze. Colpo di teatro cosa fu? Ecco, ricordiamo le nostre telespettatori. Colpo di teatro che quella delibera non si capì da chi fosse il proponente di, sì, quella delibera, perché anche il sindaco negò. Scrisse al Presidente del Consiglio dicendo: ritirate quell'atto deliberativo, consiglio di ritirare. Quindi divento il difensore del mancato raddoppio dell'addizionale. Ma dico, allora c'era un atto deliberativo, oggi non c'è nessun atto deliberativo, ci sono delle dichiarazioni così un po' ambigue nel senso che non sono chiare di questa ipotesi, però dico, noi possiamo contestare il passato, ma il futuro non mi sento di dare ancora nessun giudizio. L'altra novità, e questa è recente, che la prima commissione consiliare ha deciso di mettere mano al regolamento. Questa è notizia proprio, sì, dell'altro ieri. Il vicepresidente, perché manca un presidente di commissione, e mi pare che sia tutto il problema sia alla base, il problema sia in questo regolamento della TARSU, cioè perché si paga non in base alla metri quadri, non in base, io che sono, che abito tante volte, non significa niente abitare in un appartamento di 6 stanze, non è che significa che ho un reddito maggiore, può essere che l'ho ereditata e sono costretta a vivere in quell'appartamento, certo, di 6 vani, pur essendo
in due. Certo. Dico, in questa vicenda dov'è il Consiglio Comunale? Ecco, allora, io questo mi chiedo. Tu dicevi giustamente, dico, non possiamo sbilanciarci sul futuro. Il ruolo, del Consiglio base Comunale? Alla base ci sarebbe questa esigenza di modificare il regolamento che è stato fatto 11 anni fa, il regolamento della TARSU. Lo modifica il Consiglio Comunale. Voglio dire, l'aumento della TARSU allora non è un atto della Giunta, non può essere un semplice atto della Giunta. O sì. Sento dire che è un atto, ma che ecco. Il Consiglio Comunale si faccia scippare, questo io penso per esigenze politiche, per esigenze di buon gusto. Mi sembra molto difficile che la Giunta deliberi l'aumento della TARSU senza coinvolgere il Consiglio, insomma sarebbe un atto di forza. Senta, come dire, la TARSU in questo momento, così come altre imposte comunali, quanto incide in un'attività commerciale, in un'attività imprenditoriale, ma soprattutto le prospettive di cui stiamo discutendo, quanto possono incidere per quanto riguarda poi il tessuto produttivo ed economico della città di Palermo? Probabilmente in questo caso, come in tutti i casi, i numeri fanno poi da padrone. Certo. E allora, noi dobbiamo rilevare che la pressione fiscale sulle imprese generale negli ultimi anni ha visto un grandissimo aumento della componente locale di questa pressione fiscale. Quindi le imposte comunali, le addizionali ed le imposte per i servizi, ancorché il presupposto della TARSU paradossalmente non sia il servizio, ma sia patrimoniale, come diceva appunto Alia, incidono sulle voci delle imprese in maniera molto molto rilevante. Io leggo dichiarazioni del sindaco che dice tuteleremo le famiglie, ma le famiglie sono fatte da lavoratori, non tutti quanti in Sicilia e a Palermo sono lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione, sono anche i lavoratori del privato che nel momento in cui la tassazione in capo alle imprese aumenta, naturalmente possono avere momenti di difficoltà, non sono soltanto gli imprenditori a viverla, ma sono anche i privati. Secondo me dobbiamo fare anche un altro ragionamento, non soltanto quanto costa alle imprese, ma quanto costa alla collettività il mantenere in piedi delle strutture, probabilmente andrebbero in qualche misura riviste, quantomeno nel loro schema di governance. Le aziende municipalizzate, le ex municipalizzate, l'AMIA, pare che sia il principale generatore di questa manovra. Ieri leggevo la dichiarazione del sindaco Cammarata e diceva non possiamo fare dell'AMIA un'altra l'Italia. Dico, posto che comunque io credo che ci sia una giunta che a Palermo governa e si prende i meriti e anche i demeriti eventualmente, certo, della propria azione amministrativa, si assume tutte le responsabilità, e c'è anche da dire che probabilmente andrebbe fatta una rivisitazione anche di come l'AMIA in questi anni ha lavorato, se è stata l'AMIA a generare questo problema, però forse guardando i numeri dei bilanci dell'AMIA con una certa attenzione si dovrebbe rilevare altro. È chiaro che per le imprese, specie quelle imprese anche neonate che hanno messo su delle attività non soltanto di piccole dimensioni ma anche di medie e grandi dimensioni, il peso diventa terribile, nel senso che nell'arco di 3 anni questa voce si è triplicata, arrivando, per faccio un esempio concretamente, il Fiat Center a triplicare la sua imposta, quasi arrivando quasi a 250.000 euro, e sono numeri, 250.000 euro. Michele, dico, tu che sei un cronista, un osservatore, l'AMIA, dico, in questi anni verso dove è andata e verso dove sta andando secondo te? L'ha sfiorato il problema, il problema è quello dello stipendificio del comune, perché ci avviamo ad avere un numero sproporzionato di dipendenti comunali, perché nessuno si sognerebbe mai licenziare le persone. Il problema dell'AMIA è il problema anche di personale, perché io penso che con la stabilizzazione di questi 3.000 si toccherà la cifra di 21.000 e passa dipendenti che ruotano attorno allo stipendificio del comune. Sono cifre enormi queste qua. E noi, lo dicevo poco fa, non possiamo avere la moglie ubriaca e la botte piena. Dico, sì, no, il problema